Ciao a tutti, sono Polly. Oggi voglio presentarvi il punto traforato, perfetto per i capi estivi, ma è molto valido anche lavorato con la lana sottile, pelosa, tipo mohair, per realizzare le sciarpe, scialle e i capi traforati invernali. Questo è il suo lato dritto e questo è il lato rovescio, che è molto carino anche questo. Si può scegliere quale lato utilizzare come il lato dritto del capo. Si lavora molto facilmente. Ci sono solo due ferri da ripetere, tra le quali un ferro è composto da tutte le maglie rovesce. Il punto si sviluppa in 4 maglie e 4 ferri. Le maglie della simmetria qua non ci sono perché il punto si sposta in diagonale. Come vedete, ci sono le strisce diagonale. Partiamo subito alla lavorazione. Prendo il filato di cotone 105 metri in 50 grammi e ferri 3,5 mm. Avvio il numero delle maglie multiplo 4 più 2 maglie di vivagno. Ho avviato 18 maglie, 4 per 4 fa 16 più 2 di vivagno 18. Sfilo un ferro e inizio a lavorare il punto. La prima maglia è la maglia di vivagno, io la sfilo, voi potete lavorarla se vi siete abituati a lavorarla. Poi tutte le maglie lavoro a rovescio, lavoro lento, ma molto lento. Più lento lavoriamo, più traforato viene il punto ed sarà più facile a lavorarlo nel ferro successivo. Tutte le maglie a rovescio. L'ultima maglia, la maglia di vivagno, lavoro a rovescio. Il secondo ferro si lavora così. La prima maglia che è di vivagno io la sfilo. Da adesso con le dita tiro un po' verso il basso il mio lavoro e così entro con il ferro dentro le tre maglie. Entro facilmente perché ho tirato giù il mio lavoro e il ferro precedente ho lavorato lento. E lavoro una maglia a diritto, lavoro lento. Poi dalla maglia successiva devo lavorare 3 maglie. Come faccio? Entro con il ferro, lavoro una maglia a diritto normale, entro con il ferro da questa parte e mi viene una maglia a diritto ritorto. Poi di nuovo entro con il ferro nel modo normale per lavorare la maglia a diritto normale e ripetiamo. Devo entrare col ferro dentro le tre maglie, tirando un pochino mi viene più facile. Se le vostre maglie sono orientate diversamente, così entrate con il ferro da questo lato, fa lo stesso. Basta che fate sempre così. Io entro da qui e lavoro le tre maglie insieme a diritto. Poi vedo la maglia successiva. Se la vostra maglia è orientata in questo modo, potete lavorarla così, una a diritto normale così, la seconda a diritto ritorto così e la terza sempre a diritto normale così e viene lo stesso. Io ho la mia maglia orientata verso destra, l'apertura verso destra, allora lavoro così, una maglia a diritto normale, la seconda lavoro a ritorto. E la terza sempre a diritto normale. Lavoro sempre molto lento. Poi tiro un po' verso il basso il mio lavoro, infilo il ferro dentro le tre maglie e le lavoro a diritto. Da una maglia ricavo 3, una a diritto normale, una a diritto ritorto e una a diritto normale. Tiro verso il basso il mio lavoro e lavoro le tre maglie insieme a diritto. Mi rimane una maglia del mio punto, lavoro una maglia normale a diritto, una maglia a ritorto e una maglia a diritto normale.
E poi il vivagno lo lavoro a rovescio, voi così come vi siete abituati. Giriamo il lavoro, il ferro numero 3, come il ferro numero 1 e come tutti quanti i ferri dispari, lavoriamo a rovescio, tutte le mani a rovescio. Ricordiamoci di lavorare le nostre mani lento. Se li lavoriamo lento, il punto viene più traforato, ci mettiamo meno tempo per finire il nostro lavoro e le tre maglie vengono lavorate insieme molto facilmente perché non facciamo fatica a entrare con il ferro dentro le tre maglie. Quando lavoriamo stretto ci vuole più tempo per riuscire a infilare il ferro dentro le tre maglie. Lavorando lento viene facile. Ok, già inizia a vedersi qualcosa. Il ferro numero 4 si lavora così. La prima maglia è il vivagno, io la sfilo, voi vedete voi come lavorate il vivagno. Poi che cosa vediamo qua sotto? Io qua vedo una, due, tre maglie, sì? Qua invece ne vedo una sola. Dove vediamo una sola maglia, da questa maglia lavoriamo 3. Una, due e 3. In pratica ripetiamo il ferro numero 2, solo che dobbiamo fare attenzione dove lavorare 3 maglie insieme, dove lavorare 3 maglie da una. Qua io vedo una, due, tre maglie insieme, a questo punto le devo lavorare insieme. Lavoro lento. Vedo una maglia sola, da questa maglia devo ricavarne 3. Una, due e 3. Vedo 3 maglie attaccate, le lavoro insieme. Vedo una maglia sola, ricavo 3 maglie da questa maglia. Una, due e 3. Vedo 3 maglie attaccate insieme, le lavoro insieme a diritto. Vedo una maglia sola, ne ricavo 3. Una, due e 3. Seguono 3 maglie attaccate, le lavoro insieme così. E l'ultima maglia di vivagno io lo lavoro a rovescio. Basta, abbiamo lavorato il nostro disegno in altezza. Dopo tutti i nostri ferri si ripetono. Lavoriamo sempre un ferro rovescio dal lato rovescio e sul lato dritto ripetiamo sempre la stessa operazione. 3 maglie insieme, poi lavoriamo 3 maglie da una, poi 3 maglie insieme, poi ricaviamo 3 maglie da una. L'unica cosa è che dobbiamo sempre fare attenzione a spostare il nostro motivo e lavorare 3 maglie da una maglia che vediamo sola e lavorare 3 maglie insieme infilando il ferro dentro le 3 maglie che vediamo attaccate. Adesso lavoro un ferro rovescio, poi ci troviamo per ripetere ancora il ferro dritto. Lavorato il ferro rovescio, ripetiamo un'altra volta il ferro dritto. Sfilo la prima maglia che è il vivagno, poi che cosa vedo qua? Vedo una maglia sola e qua vedo una, due, tre maglie insieme attaccate. 3 maglie attaccate insieme, le lavoro insieme a diritto. Lavoro lento. Da una maglia sola, vedete, sta da sola, ricavo 3. Una, due e 3. Vedo 3 maglie attaccate insieme, le lavoro insieme a diritto. Vedo una maglia sola, lavoro una, due e 3 maglie da questa maglia. Vedo 3 maglie attaccate, le lavoro insieme. Vedo una maglia sola,
Ne ricavo 3 da questa maglia, 1, 2 e 3. Vedo 3 maglie insieme, attaccate, le lavoro insieme. Vedo una maglia sola, lavoro 1, 2 e 3 maglie da questa maglia. L'ultima è la maglia di vivagno. Basta. Tutto qui. Già vediamo che il punto inizia a crescere. Lavoro qualche ferro in più in altezza e poi vi faccio vedere il punto che viene a me. Ecco qua, ho lavorato il mio punto in altezza ancora. Guardate come sta sul tavolo. Così. Se lo apro un po' tirando, ha un altro aspetto. E all'inizio del video avete visto lo stesso campione lavato e asciutto. E quando dovete prendere le misure per capire quanti punti sono da avviare, dopo aver fatto il campione, bisogna assolutamente lavarlo e asciugare, perché questo punto tende a stringersi, però una volta lavato si apre, diventa aperto e molto più largo. Si lavora molto velocemente e essendo molto traforato si può usare anche il cotone più grossicino, non sottilissimo, così fate prima il vostro lavoro. Per oggi è tutto, vi ringrazio della compagnia e ci vediamo prossimamente.